Buonasera, bentrovati ai Dialoghi tra Psicologia e Medicina, le scoperte dell'APNEI, in compagnia, come sempre, della dottoressa Giusy Messina. Buonasera, bentrovata. Buonasera. Allora, dottoressa, eh, questa sera parliamo di un argomento secondo me molto interessante, che sono i test psicologici, come e quando utilizzarli. Eh, lei mi diceva appunto che di test psicologici ce ne sono tantissimi, una grande varietà. Io eh, partirei con il chiederle innanzitutto che cosa sono e qual è la finalità di questi test. Allora, il test psicologico è una tecnica che viene utilizzata dagli psicologi, ci, ci tengo a, a sottolinearlo perché spesso e volentieri invece il test può essere anche, tra virgolette, somministrato e fatto così in maniera molto leggera, ma in realtà è una tecnica di valutazione psicologica, quindi che eh, ha lo scopo di fornire informazioni su una determinata variabile della personalità, quindi dell'individuo che abbiamo davanti. E, mh, ha ovviamente alle spalle un costrutto teorico, quindi una teoria, un frame, un paradigma, si può chiamare in molti, in molti modi diversi, per dire però che è frutto di un lavoro, di una teoria ben precisa e di una tecnica ovviamente molto eh, raffinata. Ecco. Poi esistono ovviamente test più ehm, tra easy, più facili sia da somministrare che... Da, da, da fare, però sicuramente i veri test psicologici sono test complessi perché vanno ad indagare una struttura complessa che è quella dell'essere umano. E sono quelli chiaramente più efficaci per il professionista, no? che credo svelino un po' qualcosa della personalità del paziente più efficaci per il professionista ma anche per chi ovviamente si rivolge al professionista per avere una eh, diagnosi, una valutazione. Eh, il test ha diverse finalità, può andare a vedere eh, se c'è stato o no un cambiamento, cioè un miglioramento o un peggioramento eh, nell'andamento di una terapia, di un protocollo. Eh, ci dice se ci sono delle aree della persona dove si può lavorare e come lavorare. Quindi è anche uno strumento che permette allo psicologo o comunque al terapeuta che somministra i test eh, di poter formulare un trattamento specifico per ad persona, per quella persona eh, specifica. E ovvio che senza un test lo psicologo mh, vaga un po' nel buio perché eh, non sa chi ha davanti e soprattutto non sa eh, le terapie che propone, quale percorso possono avere. I test di personalità eh, davvero ci possono ri rivelare diciamo così, le caratteristiche di noi stessi? Spesso magari non mm. ne siamo nemmeno consapevoli dei risultati che possono emergere da questi test. Allora, i test di personalità credo che siano quelli più interessanti, quelli che destano maggiore curiosità, no? sia in chi li fa. Eh, io ricordo quando ero una studentessa di psicologia, non vedevo l'ora di eh, iniziare no? ad imparare ehm, questi test, ma anche a chi li riceve. Perché? Perché credo che la, la personalità sia una delle variabili più complesse del genere umano, quindi è lì che si concentrano vissuti, emozioni, capacità cognitive, eh, aspirazioni, attitudini, e nella personalità abbiamo tutta la persona, no? tutta la, eh, tutto l'essere umano che stiamo indagando e quindi sono quelli, mh, i test di personalità sono sicuramente quelli più eh, attraenti, più difficili sicuramente. Però davvero se eh, fatti bene ci portano ad avere una sorta di radiografia della struttura Quindi di ci quella persona: tutta la verità. Non tutta, proprio tutta, però eh, ci svelano gran parte eh, di quello che abbiamo davanti, sì, assolutamente. Ecco chi può somministrare questi test psicologici. Come dicevo prima, è appannaggio esclusivo dello psicologo che eh, non solo ha una laurea in questo campo, ma che. Eh, può anche accedere a dei corsi eh, specifici sulla somministrazione di questi test che poi per esempio vengono utilizzati per fare diagnosi ma anche diagnosi importanti penso a chi eh, ne fa un utilizzo in tribunale per ehm, andare a, a capire se la persona è davvero capace di intendere di volere se la persona ha davvero commesso quel fatto oppure no quindi davvero ci possono dare una chiave di lettura di chi abbiamo di fronte. Io ci tengo sempre a dire che il, il test non è il Vangelo, quindi non è eh, come dire, tutto quello che vogliamo scoprire, però sicuramente rappresenta un'occasione relazionale. Ecco, dottoressa, leggo appunto solitamente il grado di attendibilità e di validità di questi strumenti è stabilito attraverso tecniche di eh, valutazione standardizzata cosa significa. Significa che quello che noi andiamo a studiare con il test è stato standardizzato, quindi è stato trovato in una popolazione ben precisa con quelle caratteristiche e noi andiamo a vedere se la persona in esame si discosta e quanto si discosta da quella media standardizzata. Questo vale sia per i test di personalità che però risultano essere sempre quelli più messi in discussione perché in effetti nello studio della personalità entra in gioco eh, anche l'interpretazione di chi sottopone il test. Però io credo che lo psicologo o il terapeuta non deve eh, aver paura della propria soggettività, ma deve usarla, deve utilizzarla perché eh, è una risorsa, da lì possiamo in realtà comprendere Tante sfaccettature che sfuggono ad una persona invece che non ha avuto un training su quel tipo di lavoro, su quel tipo di test. Per cui l'interpretazione non è qualcosa che, che si distacca dalla standardizzazione, è eh, come dire il lavoro personale che viene messo in gioco, viene messo in campo perché non, non dimentichiamoci: il test tendenzialmente viene somministrato e si ha di fronte una persona, quindi avviene in una stanza, in un setting ben preciso, pulito il più possibile, pulito nel senso eh, privo di elementi che possono disturbare lo svolgimento della prova ed è, come dicevo prima, una relazione che si crea, una relazione che si instaura. Per cui è possibile che un test eseguito eh, da uno psicologo porti a risultati diversi dello stesso test eseguito da un altro psicologo, ma non cambia la parte fondamentale, il core, diciamo il succo del discorso. Certo, questo per dire che eh, si utilizza una tecnica standardizzata, poi mi dica se ho capito bene, che però poi viene, il cui risultato poi viene però eh, personalizzato. Esatto, insomma. interpretato, ma interpretato. facendo riferimento ad un manuale eh, di istruzione e ad un frame teorico che sta alla base dell'utilizzo di quel test. Abbiamo parlato dunque dei test di personalità, esistono altri tipi di test? Sì, allora dal punto di vista della personalità, il, il test più utilizzato è quello proiettivo, e il famoso test proiettivo per eccellenza è il test di Rorschach, che probabilmente avete visto anche in qualche film, o eh, insomma se ne parla tantissimo anche, anche sui giornali: è il famoso test delle macchie. E' è quello più utilizzato perché è stato quello più studiato. Eh, quindi standardizzato, validato e davvero utilizzato direi in tutto il mondo. Come vedete si, ehm, si forniscono delle tavole, vengono chiamate così, le 10 tavole di Rorschach, sono delle macchie di inchiostro, il foglio su cui queste macchie di inchiostro sono state buttate viene poi piegato e eh, si ha la figura come vedete simmetrica no? che è uguale da una parte e dall'altra e Roschak l'aveva messo a punto ehm, per studiare la nostra capacità percettiva, per cui come noi costruiamo un percetto, qualcosa che percepiamo. Però in realtà si è visto che eh, svela in realtà tutto il mondo interno, no? e, psicodinamico della persona, perché un, mat un materiale così poco strutturato. In realtà viene eh, chiarito, eh, viene spiegato attraverso il linguaggio, ma per fare questa operazione la persona non può che svelare parti di sé e quindi proiettare eh, sentimenti, emozioni, eh, pensieri che non sono dello stimolo ma sono della persona. E quindi, da questo test eh, emergono diversi profili. Emergono diversi profili di personalità, eh, emergono le caratteristiche eh, che mh, come dire, eh, rappresentano meglio eh, quella persona, ma anche le, eh, le patologie, quindi eh, le problematiche della personalità. Perché? Perché ci sono delle tavole che richiamano... Una, eh, un ancoraggio fedele alla realtà e altre tavole che invece danno la possibilità di ehm, far andare l'immaginazione, la fantasia e lì si vede quanto la persona riesce a rimanere ancorata al reale e quanto invece la sua psiche è probabilmente più fragile, più debole, quindi parte verso orizzonti nuovi. Patologie che non necessariamente sono patologie psichiatriche, che raggiungono quindi stadi eh, importanti, però sicuramente mettono in luce anche i disagi, ecco, le disarmonie nella struttura di personalità. Tra l'altro lei dottoressa è stata anche autrice di diverse pubblicazioni di questa tipologia di test. Sì, il mio lavoro è iniziato proprio somministrando il test di Rorschach in un reparto ospedaliero. E da lì poi hanno preso avvio diverse pubblicazioni su questo tema, su questo test, che eh, necessita di una formazione lunga, ben precisa, eh, che dura anni e che come tutte probabilmente le, 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 le formazioni poi eh, diventano mh, importanti quando vanno nella pratica. Ecco. Quindi, non si impara a somministrare i test dai libri, ma si impara facendolo. Sono test che possono essere somministrati a chiunque a prescindere dall'età? Direi di sì, eh, il test di Rorschach viene raccomandato a partire dai 12 anni in su, quindi non in una fascia pediatrica, lì esiste una batteria di test appositamente creata per il mondo infantile, per il mondo dell'infanzia, però direi che a partire dai 12-13 anni è un test che può essere somministrato e che questa è anche l'altra particolarità è un test che si fa una volta nella vita perché poi le tavole sono quelle, eh, rimangono quelle e è vero che la personalità può evolvere, può cambiare, però la struttura di fondo che mette in luce questo test rimane eh, pressoché invariata o comunque ecco. si consiglia al massimo di certo. rifarlo ma dopo 10-15 anni. Certo, quando si utilizzano questi test psicologici? Allora, quando vogliamo arrivare ad una diagnosi profonda della persona, a differenza dei classici test che, che troviamo anche in campo psicologico, che sono test che implicano una risposta multipla dove la persona con la crocetta segna la risposta che più si avvicina no, alla propria personalità. Eh, alcuni di questi faccio riferimento per esempio all'MMPI2 o comunque quello più utilizzato il test della personalità che per esempio mette in luce le caratteristiche delle persone che dovranno ehm, prestare il servizio militare o dovranno essere selezionati in un contesto lavorativo, organizzativo. E sono quei test che però eh, come dire, non, non vanno a indagare nel profondo la personalità, tant'è vero che chi li, ehm, le persone che sono sottoposte a questi test possono liberamente mettere una crocetta su una risposta piuttosto che su un'altra e noi non possiamo sapere se quello che viene attestato corrisponde alla verità. Ecco, nei test proiettivi dove si lascia parlare, dove si presenta uno stimolo, e poi si lascia la libera eh, espressione, e lì non c'è un controllo della razionalità, le risposte non possono essere manipolate dalla persona e quindi hanno un'attendibilità superiore, questo bisogna dirlo. Ci sono i test che quindi vanno ad indagare la personalità e altri che per esempio studiano il livello intellettivo, quindi le capacità. L'intelligenza, ecco, sono i famosi test di intelligenza. Alla fine delle batterie la persona ha un determinato quoziente intellettivo e quello è utile e interessa non tanto per sapere se quella persona ha un'intelligenza superiore eh, o inferiore alla media, ma capire quali sono le sue abilità, quali sono le sue capacità. E infatti, non è un test di cultura generale, ma è Potrebbe un test orientativo orientativo, esattamente, che non solo va a indagare le capacità verbali, che sono probabilmente più dovute all'istruzione, al grado eh, di scolarità della persona, ma anche capacità non verbali, quindi immaginative, eh, creative. Potrebbero essere utilizzati in momenti della vita particolari di scelta, mi viene in mente non so, la scelta scolastica per esempio dopo sì. la scuola dell'obbligo. È vero, la scelta scolastica è anche persone che forse possono avere anche un deficit in alcune aree. Con quei test andiamo invece a capire dove sono le aree dove il deficit non c'è e quindi andiamo a ehm, come dire, incentivare quelle attività, perché quella persona si troverà bene se sottoposta a quel tipo di lavoro, a quel tipo di attività, quindi sia nella scelta scolastica che nella scelta lavorativa. Ecco, immagino dottoressa che la fase dell'interpretazione sia poi quella più complicata. È quella più complicata, è quella anche che spaventa di più, è quella che viene messa maggiormente in discussione perché il mio parere può essere diverso dal suo. E, in realtà, il lavoro dello psicologo è quello ermeneutico: è quello di, una volta presi dei dati, eh, inventarsi un lavoro da fare su quella persona. E, quindi questa capacità anche se volete un po' creativa dello psicologo di cui non bisogna spaventarsi ma eh, bisogna prenderne atto e capire se questa eh, interpretazione entra in risonanza con la persona che abbiamo davanti. Se non entra in risonanza ci saranno altri eh, percorsi da fare, altre, altre strade, eh, però io credo che usare la propria soggettività, la propria interiorità sia un valore, non... Un bias, non un problema da superare. Ci sono test, poi dottoressa, che vengono utilizzati magari in determinati ambiti da determinati professionisti, mi viene da in mente per esempio quello nell'ambito criminologico. Sì, anche se in realtà il principale test utilizzato in ambito criminologico è proprio il test di Rorschach, dove davvero lì l'interpretazione è la più libera. Però, perché come dicevo prima, in realtà dà informazioni strutturali sulla persona, per cui poi possiamo andare a discutere sul perché quella persona si è strutturata in quel modo, ma non si discute sul fatto che questi segnali ci sono. Quindi, una personalità un po' deviata. Una personalità un po' deviata, una personalità che ha subito magari delle, dei maltrattamenti, delle, eh, dei soprusi, eh, dei traumi. E poi possiamo andare a capire perché li ha vissuti e come li ha elaborati, ecco, allora è lì che poi cambia la, la situazione e l'interpretazione. Chi eh, ha avuto una scuola psicodinamica andrà a soffermarsi sulle difese che la persona mette in atto, sui meccanismi di difesa, eh, sui conflitti tra conscio e inconscio. Chi invece ha avuto un percorso più eh, cognitivista parlerà eh, dei pensieri sbagliati, dei pensieri che vanno modificati, però la sostanza non cambia. Siamo di fronte ad una devianza o comunque ad una struttura di personalità eh, deviata e poco importa se io a questa devianza do un'interpretazione piuttosto che un'altra. Ecco, in ambito invece infantile eh, viene sempre utilizzato anche questo test oppure ce ne sono altri che sono più idonei? No, in ambito infantile ci sono altri test che riguardano proprio il percorso dell'infanzia, il mondo dell'infanzia. Mi viene in mente per esempio eh, il TAT, che non è un test per bambini, però è un test che si presta ad un racconto, al racconto di una storia. Si presentano delle immagini, come vedete sono delle immagini più chiare rispetto a quelle del Rorschach, e si chiede secondo lei in questa scena che cosa è accaduto prima, che cosa sta accadendo adesso e che cosa accadrà dopo e ehm, si invita la persona a esprimere i sentimenti, le emozioni che quel tipo di immagine suscita. Quindi se volete è un test più lungo, più complesso, però è anche come dire, essendo poi una storia che si deve raccontare, ci devono essere un minimo di abilità verbali, di, eh, un minimo di istruzione, però per esempio può essere mh, somministrato anche ai bambini delle scuole elementari. C'è eh, una sorta di incapacità nostra di riuscire a capire com'è effettivamente la nostra personalità, tant'è che a volte può essere che eh, alla somministrazione di questi test non ci si riconosca. Guardi, a me non è mai capitato di, ehm, di avere persone che non si sono ritrovate nelle mie interpretazioni o comunque nella, nei test che io ho sottoposto, eh, però credo perché, non perché sia il test a funzionare, eh, quello è anche compito di chi si occupa di statistica, di chi si occupa di costruzione no, dei test. Ma credo perché sia importante la relazione, il rapporto terapeutico che si instaura tra eh, cliente e terapeuta. Tant'è vero che anche gli studi adesso lo mettono in evidenza in maniera lampante. Ciò che conta non è il tipo di ehm, pratica, il tipo di tecnica che porta a un cambiamento, ma è il tipo di relazione che si instaura. Per cui io posso proporre l'ipnosi piuttosto che il training autogeno, piuttosto che una seduta di psicanalisi, ma ciò che poi cura, ciò che poi è efficace nel trattare quel determinato disturbo o quella patologia è la relazione. E quindi anche nei test quello che risulta utile ai fini diagnostici, valutativi, funzionali è il tipo di relazione che si instaura e nella quale avviene la somministrazione del test, perché il test non può avvenire... Se non c'è un rapporto. Ecco, parliamo di test, mi passi il termine universali, nel senso che vengono utilizzati un po' in ogni, in ogni area del nostro pianeta, oppure eh, ci sono delle zone specifiche in cui vengono somministrati alcuni tipi di test, in altre altri. Sì, direi che in, in ambito ospedaliero ci sono dei test, in ambito criminologico altri, eh, in ambito scolastico altri ancora, così come nel mondo dell'infanzia eh, ci sono test che non riguardano ovviamente quelli del, dell'adulto. Però come dire c'è sempre un filo rosso che accomuna eh, la somministrazione dei, dei test, che è appunto la, la capacità, l'abilità del clinico di instaurare un clima in cui la persona riesce a esprimersi liberamente, non è condizionata, in cui è a suo agio. In cui è anche presente una certa così libertà, ecco, sa che non è sottoposto a qualcosa di eh, irrevocabile. Eh, il test si può eh, e fare e evolvere certo. nel tempo. E questo sta un po' alla base appunto dell'attendibilità, poi di quelli che sono i risultati. Lei parlava anche dell'ambiente che deve essere il più possibile pulito. Sì, sì c'è proprio un, un termine che si usa in psicologia che è il setting. Eh, dove c'è un tempo e uno spazio ben preciso, delimitato, che non è quello del bar, non è quello della, della casa della nostra migliore amica ma è quello del professionista che crea quindi un ambiente il più possibile ehm, libero da ogni interferenza. È cosa buona, consigliata, ehm, spegnere ogni dispositivo eh, a nostra disposizione, tenere la porta chiusa. È importante che durante l'esecuzione del test nella sala mh, sia presente solo la persona a cui viene sottoposto il test, perché anche altre persone, familiari, partner può influenzare sicuramente l'andamento della prova. Ecco, sono test che possono essere somministrati a tutti, magari mh, non ne siamo consapevoli, ma tutti abbiamo comunque delle problematiche un po' a livello psicologico ed è normale e quindi mh, può giovare eh, fare questi test e magari eh, rapportarsi con un professionista. Sì, io consiglio almeno una volta nella vita di farli questi test, perché non è solo per andare a vedere se c'è qualcosa che non va, ma anche per mettere in luce quello che va. Quindi non dobbiamo solo eh, approcciarci a questo tipo di, di, di situazione testistica come se fosse una performance per vedere le mie lacune o le mie difficoltà ma anche per vedere le mie capacità, per vedere quali sono le aree della personalità o del, del mio funzionamento cognitivo su cui insistere, su cui puntare. Eh, poi ci saranno anche delle aree deficitarie, però non dobbiamo sempre occuparci delle cose che non vanno, occupiamoci anche delle cose che ci sono, che vanno e che sono il nostro punto di forza. E i test mettono in luce anche questi, i punti di forza. Ci sono delle eh, statistiche dei risultati di questi test che così riescono a delineare magari una popolazione oppure no? Sì, ci sono. Eh, sono ovviamente vengono utilizzati test molto più corti, più brevi, eh, di domande molto più semplici. E ovviamente quando devono essere somministrati ad una popolazione, quindi a un numero elevato di persone, sono test ovviamente molto più semplici sia nel, nel, nella costruzione che nella somministrazione. I test di cui abbiamo parlato in questa puntata sono test che richiedono almeno un'oretta a persona, quindi è davvero un'analisi profonda della personalità. Anche quelli di livello, quando andiamo a delineare un quoziente intellettivo, sono test che richiedono un'ora, un'ora e mezza, a volte anche due ore di esecuzione. Quindi, sono davvero eh, costruiti e proposti per arrivare ad una diagnosi molto precisa. Ecco, certo, quindi è necessario un tempo specifico, un setting come diceva lei specifico, il più possibile pulito, eh, una concentrazione massima e quindi eh, insomma cercare di concentrarsi su eh, se stessi. Assolutamente e eh, cercare anche di essere proprio a proprio agio, di non, mh, come dire, di non avere disturbi di, di altro tipo per essere se stessi, perché poi il test deve mettere in luce chi siamo veramente. Ecco, in base un po' alla sua esperienza, ehm, come com avvengono questi test? Con tranquillità da parte appunto della persona che le ha di fronte oppure c'è sempre un po' di agitazione? Ma, eh, allora, io ho un'esperienza soprattutto clinica ospedaliera e quindi eh, la maggior parte dei test che ho somministrato sono sempre stati in ambito ospedaliero, dove eh, ovviamente avevamo di fronte una patologia, quindi un disturbo eh, fisico. Che modifica la personalità? che modifica la personalità, certo, un disturbo fisico o psichico o entrambi e, e quindi erano test appunto non orientativi per capire dove posso essere eh, localizzata a livello lavorativo, dove quale scuola poter scegliere, ma eh, erano test dove si andava a, a scoprire sempre di più eh, quali erano le aree problematiche della persona. E mi è capitato anche di farli invece in persone sane dove eh, ovviamente cambia tutto, perché ci si accosta al test anche con una certa curiosità, ehm, una curiosità intellettiva, una, una voglia di scoprirsi e di, e di capire. Per cui la grande differenza che noto è che quando vengono somministrati test in ambito clinico-ospedaliero le persone non fanno domande perché si sentono sottoposti. A, una, esame. a un esame vero e proprio e invece quando non ci sono malattie di fondo eh, c'è una grande voglia di, di capire, quindi chiedono ma come funziona, ma cosa viene fuori, ma perché è così, come, come nascono, no? chi ha inventato queste tavole, eh, ci sono sicuramente più domande di, di interesse. Certo, sicuramente sono degli ambiti davvero molto interessanti che ci consentono di eh, conoscerci, insomma di indagare un po' sulla, sul nostro aspetto introspettivo. Ci sono perché non utilizzarli? Esatto, esatto. Benissimo, grazie alla dottoressa Giusy Messina per essere stata con noi e grazie a voi per averci seguiti. Come sempre alla prossima puntata, arrivederci. Arrivederci.